Una cosa, credo che Stefano Dicevo. volesse fare una domanda. Mi sa che nel pomeriggio mi è saltata qualche abilitazione, perché se vado ai risultati non riesco a scrivere e non vedo più il canale della mia flotta, la Z, io non vedo proprio gli incontri, mi si è perso. Nel pomeriggio li vedevo tutti, ora non ne vedo nessuno. Ok, Albi, Sto risolvendo, sto Qualcuno forse risolvendo. non ha letto. Sei Grazie. sulla Z, giusto? Sì, mi pare che ero Gold Z. Sì, è Gold Z. Dicevo, Vittoria di Borbone, siccome non c'è 100%. Pedro, facciamo io e te. Scusa, ho Mi sbagliato ha detto Z. che c'è Filippo Mosca. Sì, A mi è me comparso. è appena entrato un finlandese. Vedo Silver Z. Sì, ho sbagliato. Ok. E poi i risultati, mi sembra che non, se clicco non, mi manda su chat, non posso scrivere neanche i risultati. Non so se anche agli altri, provate ad andare sui risultati, Anche a poi me non fa scrivete. scrivere in No, non risultati. si può scrivere. Quindi Ok, quello vale per datemi un tutti. secondo. Ok, Gold Z è comparsa, grazie. Giampiero, dimmi. Tu non sei entrato, è entrato un finlandese con una barca verde che è appena uscito. Ti giuro, è uno dei nostri, ovviamente, Provate un quello attimo a appena mandare un messaggio, uscito. scusate. Sì, ora funziona. Comunque Pedro c'è. Ma dov'è? Non è in chat, ma ha scritto che c'è. Ho capito, ma gli ho scritto ora io se viene. Gianfranco. E ti ha risposto? Stai giocando con Ah, Stebi? sei, ok. No. Okay. Apro. Devi scrivere a Mario, te. Alfredo, sono le nove Dov'è? e mezza, io ho aperto, si può Hai fatto iniziare, benissimo operativi, ragazzi. Non ve lo devo no? dire. Ok. Non me ne fa Sì. aprire. Non mi fa entrare. Come non Albi, ti ma fa sei tu che sei entrare? entrato? A me No, non fa aprire. R142, sto per ragazzi, aprire adesso. il titolo della regata non può essere lo stesso da password, se no entrano tutti. Io metto maiuscola e minuscola. Io pure. Allora, dai, se facciamo veloci, ma io stavo da un quarto d'ora dentro, quindi. Ah, me lo Io dicevi. sto aprendo perché Mick non l'ho taggato, non ho capito se, siccome aveva chiesto di anticipare, non ho capito se è presente o meno. Giampiero, Intanto apro. hai aperto Rocco, scusa. Sì. Bianco. Io non riesco ad aprire. Ho chiesto ad Albi se può farlo lui. Gianfranco, facci sapere se c'è Mario. Io gli ho scritto, non l'ho ancora visto. Allora, posso Albi? Non sta là. Possiamo dare lo start? Sono partito. Bravo, senza chiedere permesso. No, l'ho detto. Ma non l'ho chiesto. Stiamo scherzando. No, ho dato penalità soprattutto in falsa partenza, zio cancaro. Quanto dobbiamo aspettare prima che l'avversario entri? E Luca 33. non c'è. Chi non c'è? Kozlovic. Io ero taggato Mick, però non mi ha risposto, non so se c'è, Oh, perché sennò scusate. aveva problemi di orario Mick, però poi non ho capito se c'è o meno. Anch'io l'ho taggato a Luca, non mi Ah. risponde. Aspettate, fino alle Sì. Io 21:33, aprite e me lo comunicate. ho Sono ai aperto. 34, aspettiamo ai Allora, 35, dai. potete aprire, entrare, aspettate un minuto, se non arrivano, cavoli loro, a me però non hanno scritto niente. Controllate, G156. controllate sulle chat. A me non fa aprire, mannaggia. Forse Allora sono io troppe qua regate posso aprire. aperte. Ci sono troppe regate aperte, O magari probabilmente. qualcuno sa del tuo codice. No, arrivo alla Qualcuno fine e mi butta fuori, cioè non mi fa proprio ti sta capito. remando Vuol dire che contro, qualcuno Anna. è già aperta. Lo stesso codice. Apro, cioè nel senso compilo tutto, quando faccio gioca,
Sì. Mi va la schermata iniziale. Vuol dire che è già aperta. Non la schermata iniziale, mi va proprio, mi butta fuori dove devo riselezionare corsa personalizzata e tutto. Esatto, quanto. Vuol dire che qualcuno ha già aperto. Ha aperto col tuo codice. No, non c'è. Hai provato a inserire solo il codice? 116, non c'è. Vabbè, mica deve esserci scritto, no. Magari l'ha chiamato FIV o WiFIV. Prova a mettere... Riavvia tutto e cambia il codice, sì, con il tuo avversario e fai il classico pimpi e risolto il problema. Ok. Io aspetto ancora Mick. Io aspetto... Ho perso il 31. Io sto aspettando Mario Prodigo. Non si vede. 5 secondi e... Adesso tagga anche Mico se è necessario. Se me lo taggo dopo Mick, mi taggo pure lui. Taggono Nico nello stesso posto di Mick? Sì. Anche tu fai Gianfranco, scrivi. Fai uguale tu, Ale. Fai uguale. Anzi, metto pure, provo così. Vedete, ma mettiamo la foto con l'orario, se volete, non so. No, 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 a me basta che lo dite, ragazzi, vale la parola. Ha ancora un non valore per me la parola. No, più che altro per ritrovi il messaggio, diciamo, se ti taggo, solo per quello. Se non hanno avvisato, Mick aveva detto che poteva. Mick aveva detto che voleva anticipare, però poi non ha confermato se c'è o meno. Non... Che faccio io? Che sono qui. Questa cosa? Sarà aperto? Sì, 2 minuti. Ok, il 35 è finita. Ma poi puoi pure chiudere e prenderti. Chiudo? Ok. Sì, sì. Start, chiudo. Io Alessandro facciamo uguale, che devo fare? Sì, sì, sì. Ormai lo faccio. Quindi devo dare start prima. Sì, fai lo start. Parto. Ah, in modo tale che c'hai almeno la regata. Mi sono ricordato perché avevo fatto 23 nodi, Giampiero, perché... Ho giocato oggi pomeriggio e non scendevo mai sotto i 18 nodi. Poi è una tristezza incredibile questa cosa. Quindi non è affidabile ancora questa cosa. No. I nodi, infatti. Noi ne abbiamo 11. Allora, R127. Però che abbiamo fatto tutta la bolina con 12 nodi. Adesso che lui è davanti, sotto spi, pam, 25 e scappa via. È quella la cosa che mi fa diventare matto. Ho perso pure in allenamento, delle prove. Si dice, vabbè, sta 30 metri davanti, sto in assoluto controllo, voglio dire, non c'è nessun problema. Grazie Giuliano per il Prime. Congratulazioni ancora per il campionato ILCA. È una schifezza. È un GDM. Oh. È sempre un GDM, ragazzi. Un GDM, quindi non faccio neanche riscaldamento. Devi farlo prima, dai. Contro chi sei dopo? Con Michele. Con Michele. Studio di Fuji. Dov'è? In regata. Vabbè, studialo. È contro di me, Michele. Dove sei? Va bene. 126. 116. 16 nodi, mamma mia, ovvio. Cioè, questo gioco qua si deve giocare a 25 nodi costante, così ci divertiamo. Già 22. Esci dalla virata, 6 nodi, 14 nodi, cioè meglio voglio di gira di contro, gira a non ti allontanare, sei pro e contro, dipende. Lo so, ma a questi livelli qua, se fai un errore lo paghi, ed è giusto così. Sì. Hai capito che dico? Non lo trovo. Cioè, al nostro livello, voglio dire, canni, vai sopra i 40, ciao, hai perso. Però il fatto che, voglio dire, io mo sto in 12 nodi, tu starai in 16 nodi probabilmente. 14 e 5, sì. Esattamente. E non è giusto. Non è giusto. Sì, non sì. È giusto. Beh, la realtà non è così. Contrario. Cioè, quando io glielo dico a quegli deficienti di Virtual Regata, gli dico: guardate, voi avete fatto un gioco, noi un simulatore, dico amico, un simulatore utente una rossa a linghi, tu non sa manco che cazzo è un simulatore, fatta a guardare la Formula 1, imbecilli proprio, una pletora di deficienti che sono.
Rocco, com'è la connessione a Bari? Quindi io c'ho Moro, quindi aspetto che finisce Moro con Tommy. Una seconda. Sì. Ora li guardo. Così. Luca, ho bisogno del tuo aiuto. Stanno finendo. Iga, ho bisogno del tuo aiuto. Finisce Moro. Ma è classica coppa, al centro non c'è niente. Solo tristezza. Quale lato? Ho bisogno del tuo aiuto. Io devo fare due virate. Qua cazzo, che morto, battaglia stiamo facendo io e Pedro. Era anni che mi divertivo così tanto. Che battaglia epocale, cazzo. Rocco, ma un'altra fetta di culo, no, eh? Mo che è calato il vento a 15 nodi, ti lamenti. Chi è il prossimo contro di me? Amos. Sì, io. Sono all'ultima pop, allora. Ah, sono contro di te. Porca. Sì. Io appena sì, devi cambiare anche il colore della skin, devi mettertela azzurra. Vai. È rimasta sempre meno aria, ma alla fine non lo so, però è colpa mia quando non mi hanno detto 23, no, giochiamo 23 perché per me è uguale su tutto il campo. Allora è per aprire te prossimo, sì. Così nel frattempo faccio la foto e la condivido tutto. Vai. Bravo Gian Piero, bravo Rocco. Ma Pedro è arrivato? Allora, tutto questo. No, siamo all'arrivo dopo una battaglia epocale. Ah, vabbè. Allora, da cambiare colore, quando Pedro è pronto me lo dici che io apro per lui. Vai. O glielo dite a Pedro che... Finito Pedro, finito. Gian Piero, apri tu? Sì, fammi mettere il risultato qua, com'è? G R. Io ho fatto la foto che se Paolo non lo mette il risultato lo metto io. Io posso aprirlo. Ah, sì, aspetta che faccio la foto. Luca, te intanto apri. Albi, ma do la foto. Aiuto. Perché si vergogna enormemente, ha fatto un furto, Filippo. Eh? Ha fatto un furto. Come un furto? Chi l'ha fatto il furto? Pedro dice se mi vergogno enormemente. Perché? Magari alzo. Abbiamo fatto una regata, io mi sono divertito la mattina, una battaglia dall'inizio alla fine, ho vinto io naturalmente. Mi fa piacere. Ma no, io ti favo per Pedrito. Ok. Vamos, aperta. Tra me e Pedrito c'è una storia d'amore. Ma Pedro chissà se ci sente. Aperto con R o aperto con G? Con G, mi sa. G. Apro 144. 10, 9, Pedro, aperto 8, 145. 7, com'è 6, la fase? 5, R146. Un secondo sto aprendo. Ma Fuji dov'è? Sto aperto per 8. Vai, Filippo. Vai, ti sono dentro. Lore. Gesù Cristo, hai aperto però no, Alfredo ha detto che devo aspettare che arrivi sotto il comitato. Capito, ma tu dovrai aprire per due persone e metterti la skin azzurra. Porco cane. Posso, Filippo? Vai. No, perché? Che te frega? Esci, Amos. Direi.
tanto io mi riconosco, sono quello che comanda. Oh, la cosa del comando. Oh, paroloni qua, L'ho detta perché c'è sta gente che si è lamentata che startavamo troppo velocemente. Quindi ho detto, vabbè, parcheggiamoci vicino al comitato quando arriva lo sfidante o gli sfidanti, se Team Race, partiamo. Luca è aperto, allora. Ma no, lo sto aprendo io. Tanto, aperto, allora entra. Vabbè, solo un secondo, Quando vuoi. Avete notizie di Pedro? Sì, ha fatto la prima, però devi scriverglielo. Che vai. Gliel'ho scritto. Devo cambiare colore. Per me va bene così, però non so se uno... Per me va bene. Presto. No, te l'ha detto Miro. Ho sbagliato a scrivere, a vedere allora. Ma se per te non è un problema, andiamo. Andiamo. Lo sti fino al minuto, scusate, ricordatemi. No, niente spi, ok, mi va a piacere, bene. Sì, è fino a ancora per 6, 5, anche per il salvo. Rocco in culo. Ma tu vedi, è andata meglio a te che sei partito in penalità. Rocco, sono muri a dritta. Non vale la dial down, vero? Da quando? No, non vale. Bah, queste scorrettezze sono da farle. No, la dial down è roba da Mercedes. Allora, la facciamo con il solito a 20 modi, veniva benissimo. Aspetta, mandiamo un po' Rocco ancora un po' più a sinistra, dai. Furto qua, che ho fatto? Grazie, vero? Ma vaffanculo. Io manchi. Un gioco di merda che era prima reale, lo facevo e poi ci sta partendo. Non puoi fare queste cose, cioè. Non gli vuoi dare 40 metri alla partenza, Pedro? Giuliano, vieni a fare il campionato italiano team race a squadre, che così riporti sul circolo. Venite a spaccarci. Dai, venite, iscrivetevi. Grazie, amo. Sei sempre molto cordiale in queste cose. Mondo cane, ma ce la fare a arrivare alla bodybuilding senza fare bordello? La Carraro. Cosa devo fare? Già me la vedo. Io non me l'aspettavo sta stronzata da parte tua. Tocco, se ti puggio un po' addosso ti incazzi. Ma no, vai. Non sono mica Gianfranco. Cazzo, c'è ancora le zanzare, ci sarà 30 gradi. Lì a Milano no, oggi mi hanno massacrato. Rocco, sei troppo vicino. E siccome sei un po' scassacazzi. No, Tommy, sei un coglione. No, Tommy, non dire così. Ti vogliamo bene. Rocco, sei troppo vicino, mi rompi il cazzo. Cazzino, scusa, devi fare la rima.
Io c'ho un gattino qui che... Rocco, dove vai? Le boe bisogna andare in poppa, bisogna scendere, lo sai, no? Filippo, tutto bene? No, no, hai ragione te, no! Com'era possibile questa roba? Porca troia. Ma perché ti ha dato l'interno? Perché ti ha dato ragione lì? Perché Rocco. Chiedilo a loro. Cioè, scusami, ero davanti e interno in boa. Ah, bravo. Mi ha dato una 16 perché hai mosso il timone alla fine. No, era rosso da prima che si entrasse nelle due lunghezze. Ma io sto parlando di Giampiero. Ah, excuse me. Non è che esisti solo tu, Filippo. Esatto. Vabbè, ditelo. Quando Rocco ha finito... L'ho presa io anche qua. Vabbè. Io credo di non aver mai vinto mai un match race contro Rocco. Come mai? Mai. Cioè avremmo fatto anche un allenamento. È più forte del mondo Rocco, eh. Cioè Rocco veramente il match race è il numero uno in assoluto. Ma stai giocando contro Rocco ora? Sì. No, è Rocco okay. Che sta giocando. Ma contro che punto state? Siamo, si inizia l'ultima poppa e non lo so, mi sa che non lo piglio, quindi. Ah, ok. Vabbè, quindi mi sa che vince Rocco facile. Alfredo, hai fatto con Pedro? Sì, prima ho fatto con Pedro, sì. Ah, ti sei disconnesso? Sì. Volontario, però. È andato troppo... Sto a 100 metri davanti. Ora guardo, se non sono in copertura mi disconnetto anch'io, eh. Guarda che palle che è calato il vento. Io ho fatto una partenza. Azienda che è calato il vento, cazzo. Senta, no, ma mi sa che ce la fai. No, dove vado? Ce la fai. Quelle partenze proprio comiche. Sì, non ti piglio, no. Comunque quella penalità alla boa lì è culo e basta. Le stramba che guardo se ti piglio. No, non ti piglio. Non mi senti, vero? No. Di poco, ma no. No, non mi senti, dai. Ciao, vinto te, bravo. Bravo. Bella. E ora ma chi sono? L'ha messo il risultato o non l'ha messo? Lo metto ora, vabbè, appena taglio faccio la foto. No, no, Pedro, dicevo. Ah, scusa. Cioè, io e Pedro l'ho messo, io contro Pedro. Hai vinto, per forza l'hai messo. Certo. E ora chi tocca? Rocco, c'ho Vittoria di Borbone. Quello è forte, eh. Cazzo, sono forte lui. Apro io? Io c'ho Rocco mo prima di Filippo. No. No. C'ho la 140. Ah no, c'ho Alberto io, giusto, è vero. Ah beh, quello è distratto. C'è Alessio, sì. Che adesso si sveglia e gli premi i tasti. Infatti, sto buscando da Giampiero. Non ce la faccio proprio oggi. Bravo Giampiero.
Vado a vittoria. La faccio io, Albi. Alfredo, se vuoi aprire tu. No, oh, io sto già aperto. R149, ah, quando vuoi. Sto tornando in partenza. Perché cancella quello che è scritto nei risultati. Perché? Sì. Madonna, ce l'ho fatta col Bert, incredibile, ragazzi. Clamoroso al Ciberi. Devo cancellarla? Adesso che gli premi tanto. Mi sto grattando da quando l'ho letto. Ah, scusami, ho fatto io un errore. Era 145. No, l'ho fatta, ha gelato la password. Scusami, Rocco, perché era 145, la regata con Pedro. Quando vuoi? Vai, vai, sono, ci sono. Martino. Adesso col Procu, c'ho Giomiro. So che doveva essere attivo, ma... Non può fregare di nulla. Tacchi now. Per me non mi va la barca. Anche la barca va... Lo spi? Ha tirato sullo spi? No, ho sbagliato il bottone, pirla. E fa la foto. Ho sbagliato il bottone. Ha guadagnato? No. No. E allora chi se ne frega? Azzurro. La gatta che sta facendo? Ho finito ora, aspetta. Pedro c'è? Aspetta, che colore devo fare? Presto, no! Presto. Grazie, scusate. Alfredo, scusatemi un secondo, Alfredo mi senti? Sì. Io ho un attimo un po' di casino, 10 minuti arrivo. Noi ci stiamo buttando nel gioco. Okay, no, che minchiata che ho fatto! Oggi ho fatto una minchiata. Un po' di merda. Sì, deve aprirlo. Però vi, con l'aiuto dell'energia solare. Blu, nel momento in cui io sto concentrato, tu sei blu, sì. Ok, R132 la nostra. Allora, R132, ora l'apro, vai. Ok, crea. Comunque J70 per fare il match race è la più divertente in assoluto. È quella che no, l'offshore. No, vince il J70 a mani basse proprio. Sì, J70, vince niente. Oh, il campo quale si mette? Bermuda, te lo apri per due persone. Ok. Come si svolgerà? Vento 23 nodi apre. No, sei perché 20, sei uscito. 20. Ok. Sei vai aperta R129. Perché? 132. Perché sei uscito? Sbagliato. Oh no. 132, scusa. Io canguro, mi è venuta una notifica che non vedo se sono nel buono o nello scarso. Parto? Vai, vai. È così. Abbiamo fatto tutto. Cazzo, grande Bonatti. Questo sinistro, Alberto. Non entra. Zio Porcello. E zecchite. E ora ti sfondo la boa. Ci pensi poter comunicare così quando fai le regate vele con il avversario? Guarda che viene a destra, Albi, guarda che viene a destra.
Amos, ci sei, ma è riuscito fuori. No! Ho visto fuori, per questo sono rimasto lì. Cavolo. No! Pensavo fossi partito in falso. Filippo, tutto a posto, sento disperato. No. L'unica che vinco stasera, ragazzi. Ah. No, figura. Ora ti disconnetto, Alberto. Scusa, sto facendo un campionato. No, non è giusto. Ho preso una penalità. Ah. Ci voleva. Corri, barca, corri. Alberto, sei mio. Alberto, sei mio. Eccolo, ta. Il sinistro non verrà, il sinistro non verrà e Alberto mi inculerà. Ma cosa che sei già davanti? Che politica, ragazzi. Cos'è, scenario giambico? Che Alberto è uno furbo. No, secondo me rima la chat alternata. No, è un sonetto. Alberto è uno furbo, non per nulla in finale nel campionato del mondo che noi non faremo. Esatto. Dai, domani è la prima prova. È caduto a Genova, è migliorato, eh? Quella botta che ha preso a Genova. Gli ha fatto bene, Alberto. Noi dobbiamo ringraziare il Signore che non siamo usciti sui giornali, campionato italiano i sailing l'interrotto per tempo. Uscivano sui giornali, uscivano. Ragazzi, notizie di Pedro per caso, qualcuno. Devi scrivere. Devi scrivere. Tulli. Tulli, quando pronunci quella parola, sciacquati la bocca. È vero, CDM devo dire. Giampiero devi scrivere birra e lui reagisce. Gianfranco, dimmi, non mi sono fermato, porco Giuda. No, sono rimasto fregato perché pensavo che Alberto è uno furbo. CS. Lo so, ti ha. Sono rimasto fregato. Ti ha fregato. Aspetta, dai, forse ancora no. No, sono sotto copertura che devi uscire. Bravo Albi, questa fuggiata proprio l'hai fatta proprio furbescamente. Alfredo, credo che non ci sia uno Franky qualcosa, perché l'ho scritto, dove vai rientrare sul match con me. Lui dovrebbe aprire. No, lui dovrebbe aprire e... Che faccio? Apri tu per lui, perché Franky è un po'... Sicuramente non apre. Se apri e fai la musica, lo tagghi un paio di volte, se non ti rispondi... L'ho presa vicina, ma minchia la boa! Ok, grazie. Albi... Ai, Amos. Sì, apprestiamo a fare una toppa. Amos dietro è una gatta. Vediamo se riesco a fare una volta una gatta. Sì, qui passa. Delle regate spettacolari, quasi da mettersi a piangere. Fatto schifo fatto. Nico mi chiamerà fra 2 secondi a 5 secondi dalla partenza. Un'altra volta. Ai ai ai, qui vince Gianfranco. Metti con il mio. Guarda Gianfranco, così giochiamo, sfidiamo pari. Perché finisci pari? Tanto devi giocare ancora con Gianfranco. Ma sappiamo che non sta gareggiando Gianfranco, eh? Che Farley con l'account di Gianfranco. Cioè, ho avuto solo
Per ora culo, perché la gatta, no, Vit la gatta nuda è finito nella zona di poco vento. Ma no, che salto che Filippo c'è. Filippo la famo con gli Optimist noi, eh? Ganzo Albi! Non vinco neanche questa sera, ragazzi. Un po', eh? Non ci si sente a fare gli stronti, storie di Paola. Eh? Filippo aperta, eh? Aspetta che faccio la foto del risultato, sì, dell'infiocinata di Albi. Che gara era, Albi? 148. Race 148. R148, vai. L'hai aperta? Sì, R151 la password. Ti aspetto sotto la barca giuria. Se dico la barca comitata, no, non sei manco che è come minaccioso Alfredo. R151. Vai. No, Filippo, tutto la barca giuria. Vediamo un po'. La barca giuria. Ah, Giampiero. Sto perdendo con Pedro, un attimo, dammi il tempo. Ok, ok. Come dice Jacob, paccare, caglievano e cavenevano. A un certo punto venivano solo. Vai, quando vuoi, eh? Vai, vai. Ok. Tac now. Sempre tac now. Sempre, forever tac now. Allora, finora sono state legate sofferenze, eh? Chi vince, Amos o Gianfranco? 50-50. Amos ha già vinto. Gianfranco! Vai, Gianfranco! Vai! Ora mi richiappa! Ho sono scappato io che avevo 50 metri, pensi di scappare tu a 23 metri. No, non scappo mica, ho detto. Lo sai che avevi fatto una mossa, Alfredo, che non era niente male? Ma io sto cercando di inventarmi qualcosa con voi, sennò non ho nessuno. Ma diciamo che ti sei inventato bene. Questo dovevo evitare. Sì. Perché poi l'ho messo che volevo partire minchia come sono partito preciso, se piglia Paola buonanotte. Non ho guardato, ma era più alto il pin, sì, è vero, no? A parte che con sì, ma con la linea così corta. No. Franco è finito? No, scusa, Giampiero. Lasciami giocare. Non ancora, sono ancora la prima coppa. Vabbè, puoi disconnetterti, tanto perdi contro Pedro, dai. Sei cazzo. Voglio bene. No, siamo che proprio regalato Giampiero, Gianfranco. Sì, gliel'ho regalato. Sono andato oltre. Ho sbagliato lei. Guarda che viene a sinistra il vento. Cazzo, no, gliel'ho regalato. Dovevo rifare un altro. R132. Dovevo andare un po' più giù. Porca miseria, rischio. Rischio. Apri tu, è la G. Se l'avevo in mano, come storia. Ma porco cane. L'avevi in mano? Sì. Cosa è che c'avevi in mano? È il tuo senso, sì. È rimasto in mano. Diciamo a destra è... Tu sei azzurro. A destra è un eufemismo. Io sono quello di destra. No, di sinistra. Ma ciao Michele. Senta, ciao Lore. Tutto bene? Meglio? Sì, bene, tranquillo. Niente. Allora, quindi sinistra è azzurro, vado a vedere. Non ti ha convinto? Quello. Non ti ha convinto, allora, che sei venuto a ricontrollare. Non so, se hai notato l'eleganza del fatto azzurro, che non ti sono venuto a incoprire, eh? No, ma non l'ho capita questa. Michi, io l'ho aperta. Ho visto un grosso scarto a sinistra.
Per questo è il motivo, perché tu sei campione del mondo, io sono il campione di briscola. No, delle volte, Alfredo, è molto meglio spaiare e andare a cercarsi l'angolo il meglio. Perché codice hai messo, Amos? Perché probabilmente, vedi, in questo caso qui, Amos, guadagno di più che se ti avessi coperto. Quello è sicuro, te lo confermo. Se poi però ti sbagli... Amos, lo scrivo. Sì, se ti sbagli... non va. R 136. Cosa hai fatto le prime? Tutte vinte. Con Sebi hai vinto e con la gatta ho visto. Okay. L'avevo recuperata, non è favore. Giusto. Questo voglio... Gian, è inutile che dici l'avevo recuperato. Mi sono trattato da me. Ho sbagliato l'ultimo, dovevo rifare la stessa mossa che ti avevo fatto nelle due precedenti, non l'ho fatta e... quali due precedenti? Quella che è più forte, che dovevo girare davanti, strambare davanti. No, semplicemente sono andato nella zona dove c'era meno pressione. Infatti dovevo continuare giù, che andavo veloce, invece pensavo di fare 0-2 nodi, gli ho fottuto 0-2, lo so, infatti mi stavi recuperando, eri un pochino sotto. Però dai. Che è stato questo colpo? Chi è che ha sparato un colpo? Qua, ragazzi, c'è la festa del Diwali, la festa indiana. Ma perché c'è il nuovo primo ministro lì? Indiano? No, perché è una festa religiosa indiana. Ah. Vado. Il Diwali, la festival delle luci. Wow. Quindi sparano a Carraro. Sono tre giorni che sparano fuochi. Come si chiamano fuochi? Pum, senti lì. Ma non è Napoli la terra dei fuochi. Ragazzi, mi stanno sparando sotto casa proprio. È come se stessi nella terra dei fuochi. Franco devi tirarti SB di palla nella torre casa, che è convinto che devi giocare con Fuji. Gianfranco, no, è dentro la 136. No, la 136 siamo io e Fuji. Allora Alberto, se non c'è Nick Bayern, Fuji, tu devi fare la 138. No, 135, devi fare 135. Battibile, Pedro, mamma mia, giusto. Bravo. Dimmi, Lorenzo. Io ho fatto il regalo. Ho un video per te. Vabbè, io lo posso fare vedere. A virare. No, non potevi, se viravi hai fatto meglio a fare così. No, in partenza con te dovevo orzare e non so perché ho premuto il tasto best UMG e ovviamente appoggiato che voleva strambare. Che ho perso quella che anche perché probabilmente eri messo molto meglio in partenza. No, ma avevo fatto un piano per andare a partire dove volevo e spingerti dal lato. Poi lì io ci provo, però poi il possibile lo riesco a farlo. Dai, che non è finita, perché in poppa mi hai. È finita quando è finita. 135 piano. Ma se stiamo a 40 metri. Madonna, ragazzi, sugli ultimi metri. Fa rabbia perdere proprio sugli ultimi sgoccioli. Dici? Ma va? Eh? Quelle verità, come è meglio partire davanti, quelle cose lì. Pensa che io ho preso l'ultimo metro della poppa la penalità. Pensa un po'. Dici? Da fastidio. Allora, 135... bianco, ok. Mi hai. No, purtroppo quando è il muro a sinistra non riesco mai a guadagnare. Non è semplice. Perché tu entri nel vento. No, io poi guarda, sto staccando ora. Niente, non mi hai più, credo. No, ma me ne sono accorto subito perché sul muro a dritta lungo c'è ancora una chance, ma sul muro a sinistra niente. 90 metri, bye bye. No, bravo, mi
Mi prendono in mare prima o poi, in quello vero. In là. Quello vero. E là, ragazzi, vi do delle legnate da orbi che non capite più neanche da dove arriva. Buono che quest'inverno faccio qualche regatina, torno a fare qualche regatina con la Star. È buono. C'è un amico che ha comprato la Star nuova di pacca, c'è il fratello che ha qualche problemino di salute che fa il timoniere e, e quindi gli manca il timoniere. Bella, bella Alfri, vai, bella battaglia. Bravo, partenza bravo. Culo. Race 152? Ok, questa no, la 151, Filippo. Ah, 151, ok. Albi, quando vuoi, Sto aspettando Pedro da 8 giorni e siamo appena partiti. Ah, ok, allora mi cambio di colore. Sono della partenza contro Rocco quello e poi mi fermo lì. Sono contento. Grande Rocco. Albi, no, mi stai ovviamente di te. Assolutamente. Ma facciamolo col Dimoca a questo punto. Lo sai già, ci sei? No, Moni siamo Rocco. Ah, ok. Allora ti aspetto, quando sei alla fine dimmi, dici che apro. Va bene. Fammi un attimo questo. Devo smettere di darti consigli. Sei un po' troppo vicino adesso. Ma la vinci facile, Amos, tranquillo. Non posso ostacolare il campione italiano. Un po' arrogante è diventato da quando è campione italiano, Ma è stato. Ma no, sta tranquillo. Ogni tanto mi dice vieni in chat, ma più di quello non mi vede. No, l'ho visto, fa un po' l'arrogantino. Tra l'altro, mi ha preso la foto. Italiano. Problemi? Pimpi? No, stavo riprendendo Luca che stava dicendo cose brutte di Amos e non potevo metterlo, scusa Alfredo. No, bastano tu che mai lo bastano io. Sono molto stanca, Michele. Molto. La voce. È arrivato l'elettricista, l'ho fatto tornare. 2 giorni e torna anche domani. No, ho iniziato ora, come non sei. Come hai iniziato? Io devo fare quella con Mario. Sì. Ma in tutto questo mi date notizie? Mario Prodigo è apparso o no? No. Ok. Tu hai fatto ultima contro Fuji? Quindi un pretendente al titolo che scappa. L'ex campione in carica? In carica, esatto. Con chi aveva fatto la finale l'anno scorso? Con Luca. Con Luca Tulli. Con Luca Tulli. Io mi rollo. Del cazzo sarà cacciato di questa cosa. No, Giampiero. Mi sono cacciato nei guai. Kozlovic c'è. Ma Luca Kozlovic sta giocando in tutto questo? No. Non c'è neanche lui. Ma non glielo potevi ricordare che ride con lui. Non potevi metterli in gruppo con me. Raga, i gruppi fatti come per chi un po' mi conosce in assoluta buona fede. Credo, ma tu non gli devi neanche rispondere a Carraro, dice solo cavolate. No, ma infatti non rispondevo a Carraro. Parlavo in generale. Avete visto che ho messo pure gli MCessi e i Revo subito prima, per evitare possibili... Gli MCessi non esiste più. Gli MCessi non esistono più? No. Io che faccio, Alfredo, devo aprirla comunque? Contro chi? Kozlovic. Se non c'è, no? No, se fino a mo' non si è presentato e voglio di... Per me finisce là. Io perlomeno, guardate, io guardo se qualcuno avesse scritto, ma a me non mi ha scritto nessuno. No. Dimmi chi sta perdendo. Contro chi sta perdendo, Gianfranco? Con Sebi.
Ma guarda, avevo 40 metri di vantaggio. Un mago. Ma come ti senti? Il karma torna, ricordo. No, perché ti sei disconnesso? Vabbè, tanto mi frega. Lo sai già, io ho aperto, quando è finito la password è gelato. Seconda bolina, gelato, ok. C'è un po' salato. Ha fatto una super partenza. Ha girato il vento. Madonna. Brava Sony, hai massacrato anche tu. Oh cane, come fa a essere pesante? Quindi posso anche non aprire io quello con Mario, giusto? No, perché lui ma viene contro di te. Alfredo, Alveo si è disconnesso e siamo sulla seconda bolina. Io devo arrivare fino all'arrivo oppure posso chiuderla e postare il risultato? No, la puoi chiudere e postare il risultato. Ok, grazie. Gianfranco te l'ha regalata qua. Perché? Eh beh, ha fatto di tutto per metterci in... Comunque quando si è disconnesso ero avanti io. Soddisfazione. Sì, no, la cosa curiosa è che in Giocarraro reale tu avresti dovuto completare il percorso. Sì, infatti sono ancora dentro. Sì, no, io stesso, ne approfittiamo per fare un mondo di cultura all'interno del GDM. Sì, infatti non mi disconnetto. Invece in prepartenza uno si disconnette. L'altro deve semplicemente partire, gli arbitri del match sono convinti che l'altro non partirà, io non posso dire nulla, sento la vittoria. Lore e Amos, quando la state facendo? Abbiamo già fatta. Abbiamo già fatto. Com'è andata? Come è finita? Ha vinto Amos, non ha accettato neanche il gioco, è affondato in partenza. Che brutto gesto, vero? Ha fatto anche con me con la gatta. Che brutta persona. Bravo Amos, complimenti. Sì, ma Lorenzo gli ho fatto anche una taglia a danno in più. Complimenti per due. Una tagliata? Sì. Con la Luca? C'ha la tendenza a umiliare, Sì. Da quando è tranquillo in Italia? Quando prendi sempre la tagliata? L'hai vinta solo per 0,3. Dimmi Lore. Occhio. Sapevi che ti avevo tanto bene comunque. Stavo scherzando io. Guarda, ho fatto di peggio Gianfranco durante la finale dell'italiana. Esatto. Stiamo quindi, allora, come si fa se le foto sono troppo pesanti? Perché io non riesco a caricarla. Non può essere troppo pesante. Croppala. E non lo so, pesa 16 megabyte. Ma da dove la fai? Dal telefono? No, dall'iPad. Dall'iPad? Adesso la ripeto. Fai la foto col telefono e la metti su col telefono. Okay. Pesante. No, ho risolto. Cazzo. Adesso dovrebbe dare una giusta. 140. Questo è un buon punto, no? Io l'ho finita. La fa cagare, io stavo a fare l'ultima combi. 140. Alfredo. Io l'ho finita, ho fatto il contrario di quello che ha fatto Amos. Bravo, io pure credo che farò quello che hai fatto tu, Luca, tranquillo. Io pure. No, ho giocato malissimo, ma proprio male. Anch'io ho fatto meglio l'altra sera, la settimana scorsa, sulla carta più forte. Perché quando giochi male, sono gli altri che ti fanno giocare male o sei tu che hai giocato male? Questo è il dilemma. No, io ho fatto... Gli altri bravi, ma io ho fatto proprio cacate di mio. Che dicevi, Luca? No, dico, è come le squadre, come a tutti gli sport, sei tu che hai giocato male o sono gli altri che ti hanno fatto giocare male? No, in questo caso ho la confidenza di dire che ho fatto io degli errori. Sì, però le volte, Alfredo, gli errori sono provocati anche dalla persona con cui giochi. Alfredo, prendo il tasto sbagliato. E lì allora... Due volte, no. Vabbè, Gianfranco, questa è andata. Non lo dire. Grazie. Alfredo, Franco, sei già... No, allora, con Lore cosa hai fatto?
deve giocare, mi sa, con Lorenzo. Ah. Pronto? Sì, è l'ultimo. E allora si decide Lore Gianfranco. Chi è che sta chiamando Alfredo da mezzo? Chi è che chiama Alfredo? Sono io, sono il Flamingo. Ah, ciao Albi. Dimmi Albi. Ciao ragazzi, scusate, mi sono adesso un attimo connesso perché non funziona il microfono. Domanda, se Frankie Pastore non c'è, sì, io non posso aprire la regata perché non ho le credenziali. Sì. Come si fa? Non servono le credenziali. Se hai bisogno. Te la apriamo noi se hai bisogno. Se però Franco Pastore siamo al 100% convinti che non si presenta, la vittoria è tua. Fino adesso non c'è stato, lo stiamo chiamando da 3 ore, cosa facciamo? E allora giudicato, la vittoria è tua a tavolino, basta postare qualcuno, dici che numero di prova era, no, che colore sì, è. Sì, quello sì, non c'è problema, soprattutto perché prima di me differenza. Prima di me c'è addirittura Revo Scutel Laro. Anche lui manca. No. Ma no, ne manca un bel po', ne mancano. È saltata quella con Pimpi, è saltata quell'altra, cioè dite voi cosa dobbiamo fare. Semplicemente dategli tutte sconfitte a tavolino e fine della storia. Vi prendete il punto tutti quanti e risolta la storia. Ok. Alberto, tu hai perso la regata più semplice, hai vinto quella più difficile, al parer mio. Sì. Alfredo, quando vuoi ci sono. Io ho aperto, R153 entra quando vuoi. Quindi adesso c'è Gianfranco contro Lorenzino. Lorenzo. Da qualche parte ci sono le classifiche? No. Ok. No, Lorenzo, quante vittorie hai? Gianfranco? 2. Aperta. Tanti, i primi 2 e i 2 migliori terzi. Allora, aspetta. Nico, non so, ma ha detto un quarto d'ora sarebbe entrato, quindi tra un po'. Lorenzo, aspetta, prima di partire, prima di fare una minchiata, riapri la regata. Quando vuoi, Robby, Quando vuoi. Riapri la regata del vento. Okay. Hai messo 17 nodi. Sì, ci vuole, sì. Ce ne vogliono quanti 20? Ho aperto Bermuda. Dai 18 ai 23, quindi mattina 20, perfetto. 20, quanti ne vuoi? 20. No, 20, dai. 20. Rispetto ai 13, 17 ricordo. A 13 ci stavamo la vita. È quello che volevo io. Si arrivava domattina. Ok, che è l'ultima regata per voi, però. Sai già. Allora, è l'ultima regata. Siamo R139, giusto? Quindi abbiamo gli spettatori? Siamo gli ultimi. Sì, sono io. Sento osservato. Allora Filippo, 2 suggerimenti, mi aspetto. Che barca c'ho, che colore c'ho io? Bianco. Sì, sei giusto, sei giusto. Ragazzi, le barche sono sempre bianche, punto. Io ce l'ho il bianco, però è più azzurra che bianca. Andai che ha dato lo start, dai. No, mi deve dire Gianfranco. Andate, ragazzi. Vabbè, dai lo start, va. Ciao. Ciao. Quindi aspettiamo la gara. Ho fatto una partenza da 1000 una notte. Lorenzo e Gianfranco, quante vittorie avete tutte e due? 2. E allora? Quindi 3. Ce la giochiamo io e te? Bellissimo. E mi sa che giocate il secondo posto voi due. No, io ho 3 vittorie. Allora, se Gianfranco ti batte, passa lui secondo. Allora. Porco cane. No. Allora, è scontro diretto, ti ricordo. Mettiamo in chiaro 2 cose, Gianfranco. Dimmi. Io ti voglio tanto bene, e per quanto stronzo sarò in questa regata, tu dovrai esserlo con me, va bene? Bene, sì, non ti preoccupare, vai tranquillo. Filippo, come è andata con Pedro? Ho vinto. Quante ne hai vinte, Filippo? Tutte meno una. Non chiediamo contro chi hai perso. Contro Rocco. Ho detto non lo chiediamo. Non ce la faccio, non ce la faccio. Alfredo, noi abbiamo finito. Non ce la faccio, non ce la faccio. I risultati quando dico entra e si riaggiorna. Scusa un attimo, se sono soldi 3 e 2.
Passano i primi due diretti e poi i due migliori terzi. I due migliori terzi. Ma tra tutte le tre batterie. E poi il resto faremo i gruppi per le divisioni dietro e tutti gli altri. Purtroppo, avendo fatto la fase farlock a gruppi, sono costretto a far fare un altro round robin ai primi otto per fare, dargli una ranking che me la sarei risparmiata. Vittoria. Dai, allora non mettermi, che poi mi distraggo. Ok, disattivo la chat io, quindi se invii messaggi offensivi io ma questo una volta è furbo senza dire una parolina è fulbolo hai già è fulbo sono tutto suonato finì no, stai facendo una grande da mezz'ora ascoltare Filippo che canta cantando cioè non lo so io gli darei qualche punto di penalità. Guarda, per questa mossa che hai fatto ti meriteresti che mi scollegassi. Piero, come sta andando con Filippo? Sono ancora avanti ma è la seconda bolina quindi perdono. Comunque per il video siamo a quota 300 Vabbè, vabbè. 300 Alberto gliel'ha inviato altrimenti glielo gioco io Albi sta regalando perché un po' mi vergogno. Sì, dai, mandami il video. No, cazzo, no, Alberto, il video te l'ho inviato in chat privata, il video che ti inviamo è un altro. Ti dico, inviami il video. Perché sei nudo, Lorenzo. No, no. E faccio la danza del palo. La pole dance. Pole dance. Carraro è un esperto di pole dance, Preferisco la gabbia, ma... Lui fa il palo e Amo sballa. È proprio c'è una gatta Sorrentico. Sì. Il match decisivo per il secondo posto del giro. Nicky, te quanto ne hai vinti? Fuci? La gatta, guarda. Pure come sbiscica. Ma in verità la Dial Down non era non volevo fare la Dial Down soltanto... Dai, un attimo ci hai pensato dai per un attimo ci ho pensato però poi non me la rischio così lei ha accennato mi fai spaccare sarà una hard pop fai tappo? No è un cemento aspetta che mi viene a prendere no Albi grazie e qui sei morto però per il primo ecco. Come stiamo con i risultati, Alfredo? Posso uscire? Sì, tranquillo. Astuta questa gatta, astuta. No, c'è poco vento. No, bravo! Qua dentro. Bravissimo, non riesco a passare. Bella regata, ti meritavi. Grazie. 30. Mamma mia, dove sei passato? Non lo so. Tutti. Abbiamo finito. Due volte di fila. Pedro è uscito. Posso uscire. Alfredo, ciao. Cosa? Ragazzi, è stato tutto molto bello, io vi saluto. Come è finita? Ho detto Pedro, 55. Come è finita la vostra? Ha vinto, lo sai già. Oh mio Dio. La regata che non ti aspetta. Bellissima, hai fatto una regata. Mario Prodigo non sta gareggiando e lo sai già vincere. Quindi, abbiamo Filippo con 3 punti. Ecco dove sono andate le mozzarelle, lo sai già, Mario.
Questo è bello. Troppo che con Pedro che si è disconnesso. Il Rocco non ha vinto un altro, Pedro. Pedro ha vinto due come me, insomma. Quindi come siamo messi nel girone? Siete voi due. Che vuol dire voi due? Io e Rocco? Tu e Rocco, sì. Con 5, 3, poi io e Giampiero ne hai vinte due, giusto? 3. 3? Ok, quindi Giampiero terzo. No, forse... Non siamo, scusa, forse Giampiero secondo e no, tu Giampiero terzo, secondo. Stai scherzando. No, no. Giampiero secondo, hai vinto scontro diretto con Filippo. Con Filippo. Filippo. Sì. Giusto. Terzo e poi... Quindi io ho finito con il match race. No, cioè se vuoi fare dal nono al diciottesimo. No, no, finito, finito. Ci ho eliminato Filippo, no, torniamo indietro. No, 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 ma guarda, a me non mi piace il match race, io l'ho fatto volentieri, mi diverto, si ride, ma non mi piace. Se ci sono i due migliori terzi potresti rientrare. Esatto, potresti essere uno dei due migliori terzi. Esatto. Boh, vabbè, se mi ripescate me lo dite. Dipende se arrivano al Gerardo, al comitato organizzativo e a Luca Tulli. Non sono un amante del match race. Sì, hanno la tendenza di portare... No, chi che lo guarda? Basta il volume. Oh, non riesco neanche a sentirlo io, come fai? Come fai a sentirlo tu che non lo sento io? Ciao ragazzi, è stato tutto molto bello. Vi mando. No, Filippo. Non ho strabbato. Vediamo, ti vedo delle peste io. No, porca miseria, che lentezza. Che da fuori siamo andati due sbronzi. No, deve essere una bella scena. Mamma mia, ha strambato dopo un'ora, minchia. Si cascano molti in questo, pure Amos a volte. Dove vai, Dan? Dove vado? Dan sta dormendo, ormai è tardi. Dopo è bella gliela Irlanda, gliela dai, ah cazzo. Su, sono sbronzi, guardali. Mi stanno facendo il mal di testa. Are you ready one for a W? Beh, ormai ha vinto Lorenzo, si vede. Mamma mia, no, no, è arrivata la chiamata. È tu così che vince la gatta. Guarda che sei cazzo. Non ce la fa più la gatta. No, già, non dovevi urzare. Oh sì, sì, dovevo urzare urzato. Dove è orzare? Come finirà? Ne ho perse due così. Voi non mi credete quando parlo. Ero riuscito. Bravo Lorenzo. Bravissimo lo stesso. Quindi Lorenzo, grazie, Lorenzo secondo. Mi ha fatto sudare una camicia, bellino. Aspettavo un po' più di vento. Cazzo, hai fatto lo screenshot? No, io sì, i risultati confermano. Testimoni, tutti i testimoni, ha vinto la gatta. Bravo. No, chi ha vinto? Lorenzo. Quindi Gianfranco l'ha vinta con me e con Sebi. Antonio ha messo il risultatino. E per un pelo con Amos, questo lo voglio dire, questo non va detto per un pelo. Perso due. Ragazzi, la regata di regata di Team Race. Ora siamo con il bando fra un paio di giorni. Fred, hai visto il messaggio nella chat regolare dove dicevano che erano fermi Silver X?
erano fermi. E sì, mancano due in Silver X. Che si fa? Si apre, si aspetta. Girone di mano, siamo fermi, abbiamo ugualmente. Questo un'ora fa, però. Dica. Se io strambavo e ristrambavo, che ne so, 30 metri prima della linea, te la davo? Aspetta. Okay, no, perché con Rocco abbiamo fatto la stessa cosa, identica, così l'ho persa per praticamente uguale in quel modo. In quel caso la prendevi lo stesso? No, la prendevo lo stesso. Prendevo lo stesso. Okay. Sì, sì. Di conta chi si infila per primo da più era, sì, lo so, anche se la prendevo, però magari in velocità riuscivo a, cioè dovevo essere sotto la lei, da, come dire. Gian, se tu fossi davanti non ci sarebbe problema. Esatto. Gianfranco, vuoi entrare? C'è un PG. No, dai. Ti stanno chiamando. PG, anche Giampiero. Aspetta. Quello già aperto, ragazzi. Cazzo, che batterie. Vabbè. È già aperto. Già aperta? Sì. Oi, oi. Ah, Alberto, domanda. Non si possono cambiare qua il modo... E cosa si chiama? Scusa, R79. Come R79? Beh, mi sono sbagliato. O G79. Oramai. No, no, è R79. Chi è che sta facendo con il disco? La Sosi che sta facendo casino. Ok, ciao, la Sosi che non ha. Rosalba. Bravi tutti quelli che hanno vinto, soprattutto quelli che hanno perso. Grande Fuji, grazie Fuji per il quelli che hanno perso. Io ne ho vinta solo una. Io l'abbiamo vinta tutti. Dai ragazzi, che devo andare a studiare. Madonna. No, Miki, tu ne hai vinte due. Vabbè, quella con Mario che non c'era. Ma comunque male. Sì, allora tre. Sì, sì, no, ma non c'ero. Lo sapevo, non c'ero. Giampiero! Stai impacchettando le mozzarelle. Stai. Ho fatto, amo, quella cosa che mi avevi suggerito nell'ultima, è andata bene. Come stai? Sì. Viking è in chat o no? No. Non può parlare in questa chat. Non c'è neanche sei, via. Allora. Com'è qui? Spinge, niente, vero? Sì, lo può usare lo spin. Io faccio la partenza nella sinistra. Dai, quello che vuoi, basta che non lo dicevamo. Sì, sì, partenza muore a sinistra, cannone. Questo suicidio assistito da parte degli uomini del Bruno è piaciuto molto. L'importante è andare dietro Amos. Ecco. Oh, c'è il giallo lì che... No... Ma no, Amos, Belì, mi hai fatto sbagliare tu, cazzo. Io ho fatto la mia ragazza. Sì, va bene, ma io sono andato a impiccarmi per non darti... Vabbè, dai. Dai, Amos, non si fa così. Almeno dimmelo se sei tu, io pensavo fosse Viking. No, Viking è il pandino. Domanda, sono stato mezz'ora in panità, come hai fatto a accogliarti? Se adesso Viro la prendo da Giampiero, giusto? Sì. No, dovresti non prenderla. Io ho capito, ma fidarsi di Amos.
L'ha capito ora? No, da un pezzo. Questa è filosofia di alta qualità. E neanche di Lorenzo. Io cosa ho fatto, scusa? Sei amico di Amos. Ma vuol dire che se siamo a pane e Nutella dobbiamo avere gli stessi ideologie, eh? Buonanotte, ragazzi. Ciao, Gian Piero. Ciao, Rocco. Beh, oh, avevi un'idea? Vabbè, sentite, ragazzi, io tengo Michele e Viking. Voi andate per primo e secondo, va bene? Esatto. Tu per fare l'ultimo penultimo, sei due? No. Sebi, vai. So che mi senti, vai. Gianfranco, metti PJ quando noi siamo già partiti, sei proprio una brutta persona. Ma avete detto di mettere PJ? L'ho messo, scusa. Vi do il retto. Chi è che è stato su questa sera? Tutti buona. Andrea, come va? Di merda. Dobbiamo evitare di farti fare l'ultimo, eh? No, vabbè, ma sono attaccato qua a Viking, sono proprio... Forza Sebi, forza Alberto. Io sono qualche cerchio di andare fuori perché bisogna... Raga, vi saluto pure io che domani è una giornata... No, impegnativa, scusate, no. sarei rimasto con voi. Ciao, buona serata. Ciao, Albi. Ciao, Albi. E più quella dai al down in cui poi proseguire. Anch'io vi saluto, buona serata a tutti, ciao. Lucia. Lore, perché? Non lo so. E gli sei stato dentro. Una dial down perfetta. Ha contato quello degli F50, non so se è presente. Vedi, è proprio bello. Allora Andrea, scappa. Sì, aspetta un attimo che devo. Oh, belli. Vai. Michele, tu devi prendere Lorenzo. Le classifiche le fa Nico domani. Più stasera. Vado. Vai, tranquillo. Va bene, raga, buonanotte. Buonanotte, Sosi. No, dai, Viking. Ciao, salva, no, buonanotte. Anna. Ciao a tutti. Ciao. Anna in particolare, poi a Luca, poi tutto il resto. Ciao. Grazie, Sosi. Mi piace quando fai così, ciao. Viking è un po' in panne, non capisce la situazione. Dai, cazzo, devi scappare, Viking. No, Viking non ha capito. Vabbè. Adesso torna indietro Amos a sistemare tutto. Dai, ora Sebi di Paola si vendica. No. Dalle la Sebi, Dio Billy. Stampa troppe volte. Viking, non scapperai, cazzo! Non scapperai, Viking! No, Michele! Domanda, ma perché non te l'hai preso? Grande mago! Cazzo! Ma che ti sei perso, Viking, tu? Spiegami. Perché c'è Michele, mi copre come un dannato. Io miracoli mica ne posso fare, Dovresti fare. Viking, birra, cazzo. Ma Viking è in chat con noi? No. È inutile che gli parli. Tac now. No, Viking va per la sua strada e ha anche ragione perché sta entrando un destro.
Guarda come cerco di confondere Michele. Maestro, torna indietro che hanno bisogno di te. No, 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 Giampiero, Giampiero, vai, vai dritto. Giampiero, torna indietro. Giampiero, stai perdendo, basta che vedi il punteggio. Alberto scappa. No, devo far recuperare Sebi qua. Leaking proprio, maestro, torna indietro, serve un cazzo che arrivi prima se poi non vincete. Una volta ascoltava, eh. Ah, cioè, no, ascoltava, una volta tornava indietro quando tutti gli dicevano Sebi, di no. Sebi, vai Sebi, uccidi Amos, uccidilo, uccidilo, no, sei già, torna indietro che Amos è nella merda. Ma se li svira però. E Giampiero per la sua strada va. Niente, se ne frega, oh. Okay, attenzione, si è fermato. Amos che affonda il Procu. Andrea, vabbè. Vai. Tanto... Attenzione, attenzione. No, no, andate. Cos'era quello? Casino. Era Alberto. Non ho capito. Non ho capito. È raro che... Attenzione! No, Amos all'interno! Amos all'interno! E devo uccidere! A me mi sta laggando, ragazzi. Ci sto capendo. Se prendi una penalità è perché ti lagga, eh. Esatto. Vai, Andrea! No, infilati sotto, Andrea. Giampiero, vai! Si è fermato Giampiero. Beh, quando Mask non si ferma? Dai, 3 contro 1. Chi ha detto che siamo 3 contro 1? Sì. Amos, sì, ti sta laggando, questo... vero Amos? Lag. E Giampiero proprio lag. No, che Amos grande, giocando... Sebi, grande. Sta giocando con il PC. Vai, Andrea, mi fa anche quel pannello. Diritto su Alberto. Non so cosa sia successo, ma va bene. Va tutto bene. Cosa è successo? Lo sai già, perso il primo. Non è quello. Forse no. Sì, vabbè, ma tanto se non... Alberto è finito. No, vabbè, dai, è finita, cioè, da un po'. No, non era finita da un po'. Sono finito Alberto. Bravi, Blu. Bravo. Non ci sono ancora. Ah, c'è anche Claudio. Maestro, se avete tornare dietro e dare una mano, hai vinto ma avete perso. Aspetta, raga, ma quanti siamo? Questa che ci sono anch'io, aspetta. Siamo 4-12. A me non mi calcolare, eh. 8 sono già loro e 4 qua in aspetta, nuovo. Aspetta, anche ne apriamo qualcosa di più. Quanti cazzo siamo? 12. Apro io. Lo prendo la questa, eh. Un Fortnite, ragazzi, Ronaca, 10 contro 12. Giochiamo tutti insieme. Ma ragazzi, allora a questo punto vado, che così avete spazio. No, beh, questi siete pari, 12, eh. Ragazzi. Io non, a me non mi contate, eh. Aperta. Tranquillo, non ti stiamo... Bravo. Ma dove la pietra, scusa? Alberto, se la pietra siamo dispari. Se la via Alberto, sì. Fatene una e poi ci rincontriamo tutti in un 10 contro 10. Ah, G80. Vabbè, la password è G81. No, è già aperta allora. Ah, G80. E io ragiono al G81. Andate in due cose diverse, poi vedete. Minchia, che caldo.
Con chi sono? Buonanotte ragazzi. Ciao. 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 Ah, no, no, no. Ah, c'è Paolo? Ah, c'è anche Viking in audio comunque. Ah, ciao Viking. Ciao Viking. Ciao Viking. Benvenuto nella famiglia. Ciao Alberto, buonanotte. Buonanotte.